Amici carissimi, ancora una volta ben trovati con l'ulteriore appuntamento per l'intervista, intervista importante, intervista che vuole scavare nella mente di tanti dei nostri rappresentanti. Voi ricordate tutti che abbiamo avuto qualche giorno fa per Piazza del Popolo una intervista eccezionale, straordinaria con Peppe Sfera. E Peppe Sfera che può vantare una amicizia particolare con l'altro ospite che abbiamo questa volta in trasmissione. Ci presenterà proprio il nuovo ospite che è davvero un personaggio che ha fatto parlare di sé in questi ultimi anni. Si tratta di Gerardo Bevilacqua, che è il responsabile del movimento politico La Voce del Popolo, che è un movimento molto importante che è stato tra l'altro competitor del sindaco Metta alle ultime elezioni comunali di Cerignola e per la verità ha anticipato che questo movimento continuerà a svolgere la sua attività politica e si presenterà effettivamente dove meglio ritiene di farlo. A te, Peppe, ovviamente gli onori di casa, perché abbiamo un ospite eccezionale. Io intanto ringrazio Gerardo Bevilacqua per essere qui con noi a Manfredonia TV e ovviamente ringrazio anche te, Peppe, con la tua maglietta acitilop per una politica al contrario. Ti Puoi ringrazio, presentare il nostro ti ospite. ringrazio e io presento il mio caro amico Geraldo Bevilacqua che fa parte, come abbiamo detto, di questo movimento La Voce del Popolo. Io l'ho invitato non perché siamo grandi amici, ma anche perché secondo me merita un'attenzione particolare perché ovunque fa i suoi comizi la gente riempie le piazze in una maniera incredibile e secondo me ha bisogno proprio di collaborare con la sua Voce del Popolo e con la CITLO. Noi vogliamo creare qualcosa per stare insieme e portare questo movimento in giro per tutte le città della Puglia, soprattutto di Foggia, Manfredonia, Cerignola, perché abbiamo bisogno di sviluppare questo nostro territorio che viene dimenticato purtroppo, ahimè, dalla Regione Puglia, In tutta la provincia di Foggia. in tutta la provincia di Foggia. Tutto quello che dice Peppe Sfera, Sì, Gerardo, certo. lo confermi? Certo lo conferma, a braccia aperte. Lo conferma a braccia aperte, Abbraccio quindi aperto. un territorio Sì, che certo. ha molte problematiche, è vero? È vero. Quindi molte problematiche. Una delle problematiche più grosse è quella delle strade Sì, della certo. provincia. Ci sono 61 paesi coinvolti, 61 paesi con strade tutte rotte. Puoi parlare di Tutte rotte. questa Sì, problematica, Gerardo? certo. Come si dice, Mario Merola diceva troppi cantanti e poche canzoni. La provincia di Foggia è stata sempre condannata dagli anni dalla seconda guerra mondiale, da tutti i foggiani che vanno sempre, se cantate, che con che scavi a bordo, va scritta Calzelamon e i Baresi. E la provincia di Foggia è condannata dei 70 anni che le strade sono tutte rotte. Sono 61 comuni, di strade sono tutte rotte. Io dico solo una cosa, la prego a tutti i sindaci della provincia di Foggia. Sapete che c'è questa cosa qua, che paese, tutto, i paesi sono tutti rotti, sono tutti spaccati. Quando che va cucciato, tutti e 61 sindaci, sciota a bordo e sciota a dece, a Michele Emiliano, oh! E quando è catamuff? Questa cosa qua, ma non solo a Michele Emiliano, questa è una cosa vecchia. È una cosa vecchia di tutti i politici, di centro-sinistra, di centro-destra, la colpa è di tutto. Sono tutti Sono colpevoli. tutti colpevoli, diciamo, questi politici, diciamo questi sporchi politici, non volevo un fenomeno. Però una cosa dico solo, questo abbandono, perché questo abbandono? Bari è la serie A, in provincia di Foggia
siamo in promozione. È vero. E non è vero, e non è giusto questa cosa qua, perché i paesi della provincia di Foggia stanno morendo. E non si può andare avanti così. È vero, se le strade sono... La distruzione dei nostri paesi. Io lo dico solo ai politici di andare in giro a una cingerchi, un popolo, a una camionetta, un popolo. Non sono i palazzi, che cosa fa? Quando sono i palazzi, che fa? Loro hanno una camionetta, un popolo, devono sentire, devono guardare di quello che dice il popolo, che dice le cose stanno male. E loro hanno senti i cittadini, hanno una camionetta, hanno senti i cittadini. E questa cosa qua non va bene. No, non va bene per niente. Perché noi, il nostro popolo, la provincia di Foggia, siamo abbandonati dai politici, sì. E i nostri magistrati della provincia di Foggia, i nostri magistrati se ne fregano, se ne importano, loro vedono, sentono di quello che sta succedendo. Arrivano tanti e tanti soldi che non si sa che fine fa. Eppure pure loro ci passano con le macchine, certo, si rompono, certo, pure le loro macchine. Certo, no? Si rompono le macchine, ma poi... sai cosa, Geraldo, vengono, prendono il sacchettino da Duca Treme e fanno buca a buca alla volta, che poi si possa aggiustare i radacassini. Io dico se uno, no, non si può, io parlo di tutti 61 come uno, la provincia di Foggia, io dico proprio Foggia, un paese di città, un paese tutto rotto, i marciapiti che si calzano, altri i fratelli che si calzano, i cristiani che accadono, i cristiani che camminano sono marciapiti e se ne vanno a terra, camminano in mezzo alla strada e picchino i fusi. Dimmi questo, da dove chiama camminetta? Con l'aeroplano. Ti sei accorto che pure a Foggia? No, ti sei accorto che pure a Manfredonia. È pure a Manfredonia, pure ma, a Manfredonia. Ma l'ha detto pure poco però fa. Però voglio dire, usino che tu Foggia, quando cadate in amore? Quando da mani fuori? 5 e 2, sono 7 anni. Foggia è solo da buttare, Foggia è tutto rotto. E come si è visto l'abbandono di 400 famiglie, tutti in dei baracche, che vivono in dei baracche, e non è giusto! E perché stanno nelle baracche? Non sono 40 anni, avevo io 16 anni, tengo 61 anni, e stanno ancora in dei baracche. Quando che c'è avuto afficcato di questione? A Foggia, una città di Foggia, che c'è un numero degli anni 20, degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50, c'è un numero Foggia! Adesso Foggia dove andate come Manfredonia, come Cignolo, come Strunnore, come Strunnarello. Questi politici non vanno nulla, pigli schietti, ustupendo. Tutti questi politici che si cantano adesso, che vi cantano da fare? Ad oggi che ce ne facete? No. Medici, avvocati, magistrati. Ma hanno già il loro lavoro, perché si mettono a fare i politici? È perché quelli la volta e volta, ecco perché dico io, quando si presenta il programma politico, il primo punto, per esempio, queste famiglie sono 40 anni che stanno a mezza stretta, il primo punto, case popolari, le case popolari devono essere sopra da sopra da mezza stretta. Vabbè, tu nel tuo programma avevi detto che davi pure il loculo alle Io come acitico ho detto che per quanto riguarda, diciamo, tutti i cittadini del Gargano, io darò i loculi perché le pensioni non arriviamo, queste le pensioni le prenderanno. Vogliono il lavoro a noi. Gli che avvengono la povertà, so che vuol dire la sofferenza. Sì. Non possono vivere tanti ragazzi in tacchete baracche, che vedono un cielo, notte e giorno, le baracche, le lame tutte rotte. Non è questa la società, questa è delinquenza. Poi vanno a dire che la delinquenza siete voi, sporchi politici. Perché ci vado a vivere così? La povertà, la miseria, dove c'è la società? La società non esiste, esiste solo la delinquenza. Dov'è la cultura? Dov'è la cultura del lavoro? Dov'è l'alba del lavoro? Dov'è l'alba della vita? Dov'è? Questo dico solo i politici, sono tutti colletti bianchi, sono tutti i magistrati corrotti, i medici, gli avvocati. Sono tutto loro, questi magistrati in provincia di Foggia. Che cosa fate? Che cosa fate? Voi sentite il rumore, vedete? A chi aspettate arrestare? A fare arrestare a questi diplomati. E l'orgio l'ovo, questo corpo, questo galone, non c'è.
Chi venga loro? Chi rubbe la paglia? È vero. Chi rubbe la paglia? Ma poi se li portano in galera non si sta manco bene in galera. E vabbè, li fanno morire in galera. E non è giusto, uno è rubato la paglia per vivere, per mangiare. Ma lo sai che vuol dire? Non si nasce, ma sta diventando un delinquente. Sta diventando un delinquente. O ci da rubare per la fame. Per la fame, per il rispetto che non si è dato. Dateci la dignità. E quello che manca è la dignità. Quando ci date la dignità, non cerchiamo lavoro. Tagliate le tasse. Beh. Tagliate le tasse e più lavoro. Siamo d'accordo. Peppe, tu cosa ne pensi su quello che ha detto poco fa? Io sono proprio d'accordo con tutto quello che ha detto Gerardo Bevilacqua, perché qua si pensa soltanto alla ricchezza e non si aiuta la povertà. Bravo. Noi abbiamo bisogno di una politica che veramente oggi... Ma tu hai riferito di quello che succede a Manfredonia, perché pure Manfredonia è stata sciolta per il... È tutta la provincia di Foggia questa cosa qua. Tutto... Non è solo Manfredonia, Cerignolo, Foggia. È tutta io la provincia. Dico sempre, provincia di Foggia. No, perché io sto difendendo la provincia di Foggia. No, non è quello. A Bari, tutta la provincia di Bari, è la seconda America. Perché questo, caro Michele Emiliano? Perché questo? Vuoi andare di nuovo? Perché forse non c'hanno un cuore. Beh, perché tu ritieni che la colpa è tutta di Michele Emiliano? Di chi è che comanda la regione? Chi è che comanda la regione? Michele Emiliano e tutti quelli che stanno intorno. Però una cosa dico io, porca miseria. Automessa per Facebook, ha deciso a lui i due bambini perché non avevano una casa, se ne è spartito marito e moglie, e i bambini ce l'hanno tolto i centri sociali, uno di 2 anni e un altro di 3 anni. Questi bambini dove li porto, dove vanno a finire? Fra 20 anni non sanno chi ho la mamma, chi ho la zona. E non è giusto questo. Come a Bibbiano, uguale. Scusa, non è giusto questo. Senti, Gerardo... Mi ha detto uno di Manfredonia una settimana fa, c'ho 4 figli, non ho avuto mai una casa per vivere, non vanno più le case. Ma le case popolari non le fanno più? Non li fanno più da 30 anni, da 35 anni, e non si può vivere così, da 35 anni. Loro stanno vedendo la distruzione di queste famiglie, di questi nostri figli, che stanno morendo. Ha ragione, anche fa... perché se si dà troppa ricchezza, ma poi il povero, se diventa molto povero, non mangia più, è brutto. Ma poi dico una cosa, non è il lavoro per avere una casa, perché un pezzo di pane, si divide, lo mangiamo tutto, è proprio che manco la casa, è la prima cosa principale. La prima cosa principale, perché il lavoro, dicono sempre il lavoro, non esiste il lavoro, loro ci devono dare la pace a noi. E poi si rombono i matrimoni. I matrimoni, certo. Perché si rombono i matrimoni? E perché non ci tornino la pace, ci tornano la pace marito e moglie, i figli vanno a crescere dei centri sociali. E non è giusto questa cosa qua. Parlando proprio di pace. La vita è bella, la vita è bella, noi dobbiamo andare per la legge del Signore. Quelli che ci ha detto il Signore, dobbiamo lavorare, ci dobbiamo comprare una casa e dobbiamo vivere per noi, per la nostra famiglia e per i nostri figli, per la nostra società. E quello che manca in provincia di Foggia, questo dico solo i politici, danno una mossa tutti i politici per dire basta la politica, c'è di camminare con il popolo, con il popolo, dobbiamo anche sì, che ci dice come stanno le cose. Che cosa fa, che cosa non fa? Devono vivere mezzo alla sofferenza, mezzo al popolo, e quello è il vero politico, non il politico che si mette sopra i palazzi, è tutto solo, è la distruzione dei nostri figli, la distruzione delle nostre famiglie, e questa è la pace che ci hanno dato, questa è la società che ci hanno dato. Viva loro, bravo, siete bravi. La dignità, dateci la dignità. Peppe. Allora, anche perché un'unica pace era rimasta. Sì. Quando andiamo alla messa scambiamo un segno di pace. Il sud un Covid. Ma perché Io dico una cosa a tutti i politici. Io sono libero. Vedete, qualunque partito, rientro io in due partiti. Sicché l'estero è vuoto e vacante,
madre. Cercate mamma, pigliate mamma, perché io sono libero. Sono libero, va bene? Quindi. E cucchiato 5.000 fermi e mi hanno mandato a fare strotto, mi hanno mandato tutto. Ha capito? L'ho cucchiato tutto in provincia, quindi, di Foggia. Quindi consigliamo i partiti che mi prendono, sono libero. Possono prendere certo. Gerardo. Invece per quanto riguarda Acitilop, già avete promesso allora, a Gerardo certo. che sarà candidato. Allora per quanto riguarda Acitilop abbiamo fatto una riunione interna con tutti i miei iscritti e abbiamo deciso che alle comunali scendiamo in campo a Manfredonia questa volta, però vogliamo portarci Gerardo come candidato sindaco, come candidato sindaco di Manfredonia. Dico Gerardo, da Cerignola verresti a fare il sindaco a Manfredonia. Va bene, perché a Cerignola giocano solo le persone. Dicono Gerardo Bevilacqua c'ha la quinta, è ignorante, che cosa devo dire? Invece no, io ho il cervello e ho il cuore, certo. Un FEDEC per aiutare i poveri. Avevo 16 anni, tengo 61 anni e tengo la pazienza di aiutare i poveri. E quello devono solo capire a Cerignola. Non si gioca, su queste cose qua non si gioca. Io dico solo il popolo di Cerignola, uniti, venite a fianco a me, vicino a me e lottiamo con la povera gente, con la brava gente che sta morendo. Sono d'accordo. Peppe, per quanto riguarda invece la campagna elettorale, quella per le regionali, come sta la situazione? Proprio ieri ci siamo riuniti, hanno fatto l'ultimo sondaggio, adesso pare che stiamo al 47%. Però io la carta Gerardo me la voglio conservare al comune di Manfredonia. Io lo so che lui vuole entrare in qualche lista, infatti sto cercando di aiutarlo se c'è qualcuno che lo vuole mettere in una lista, perché sono tutti i voti positivi che lui ha, certo. E c'ha tanti voti. Però Gerardo lo vedo molto commosso, molto emozionato Gerardo. No, ma anche prima di venire ha visto le strade dei bambini, un bambino che stava cadendo, se l'è preso a mano, proprio a mano. Ma possibile che sti cacchi da strade pure a Manfredonia non vengono mai aggiustati? E Gerardo è tutto il foggiano. Ecco, non perché ho portato niente di scritto, c'ho solo questa cosa qua. Che a questo proprio faccio un quadro a Cerignola, ma faccio un quadro la Macamau. È giusto. Questi sono 61 paesi della provincia di Foggia. Sì. Condannato dalla regione Puglia. E questo dico solo il popolo, tutta la provincia di Foggia, il popolo foggiano, ha ricordato questa cosa qua. Io non lotto solo per Manfredonia, con Cerignola, con Nasunato. Io lotto con tutta la provincia di Foggia. Perché? Vi dico, io vi spiego, c'è certe cose come noi viviamo. Non vi posso spiegare certe cose. Io sto vivendo con la povertà e la dignità, con la sofferenza. Tanti ragazzi poveri che vengono a cercare 10 euro, vengono a cercare 10 centesimi per mangiare, per vivere. E non è giusto, Michele Emiliano, non è questa la nostra regione. È una regione distrutta, autodistrutta, la provincia di Foggia. La provincia di Foggia non se la faccia più. Questo voglio dire a tanti candidati. Difendetevi, mi dovete difendere, dovete stare uniti, dovete lottare per la nostra patria. La nostra patria è la provincia di Foggia, la più grande d'Italia, ma è la più povera, la più povera. Lo sanno anche i magistrati di Foggia, i magistrati di Foggia sanno tutti, sentono, vedono e se ne fregano. Si fanno i fatti loro. Si fanno i fatti loro. Peppe. Vogliamo, non si nasce. Vogliamo parlare proprio di questo fatto che nessuno interviene per risolvere i problemi della provincia di Foggia. Niente, noi adesso come movimento Acitilop ha fatto bene Gerardo a presentare 61 comuni che stanno cattive condizioni. Gerardo ha fatto benissimo, sono 61 comuni che stanno in bruttissime condizioni e veramente chiunque sta guardando questa trasmissione deve capire ciò che Gerardo veramente esprime con il suo cuore e anche le sue lacrime, perché qua non è che stiamo a scherzare, qua Gerardo è nato per aiutare i poveri, come anche Acitilop, è una lista che vuole aiutare i poveri e i giovani, perché vedere questi giovani
andare via da Manfredonia, da Cerignolo, dal Gargano, perché non c'è mancanza di lavoro, e ti prende il cuore. Un papà a vedere il figlio che va via non è una cosa bella. E ci abbiamo pure le borgate. Ci abbiamo le borgate. Ci abbiamo 5.000 borgate in provincia di Foggia. 5.000 che abitano in campagna. Non vengono difese. La vita dura, la vita che lavorano in campagna. Abbiamo, dicono solo loro questi, abbiamo solo la terra, non abbiamo più niente e non siamo protetti dalla delinquenza. Abbiamo solo la terra, non ci pensano proprio, dove manca la luce, dove manca l'acqua. In Puglia abbiamo solo la terra, non abbiamo più niente. Come a Manfredonia c'è il mare e qui c'è pure anche qui a Manfredonia la povertà. E tutta la provincia di Foggia, cari magistrati, questa cosa qua è per voi. Non vi offendetevi quello che io sto dicendo. Io vivo di sofferenza, io a Geri, nelle borgate, in dei paesi, vado a vedere perché vivo di sofferenza e so che vuol dire la sofferenza. Aiutateci in provincia di Foggia, aiutateci. Va Ciao. Bene, Gerardo. Allora, noi a questo punto possiamo anche concludere questa bella intervista che abbiamo fatto con Gerardo, con te e Peppe. Per concludere, che cosa possiamo aggiungere? Intanto ringraziamo Gerardo Bevilacqua, che è venuto appositamente da Cerignola, mi ha fatto un grandissimo favore, anche perché lui ci tiene anche alla nostra lista City Lop. Certo. Tutto ciò che ha detto Gerardo è pura verità. Io dico soltanto che tutti questi politici la devono finire soltanto di dire le chiacchiere, e soltanto quando arriva il momento di candidarsi si fanno vedere e fanno la problematica, la risolvono tutti quanti. Non è vero. Proprio per Manfredonia, per quanto riguarda Manfredonia, due domeniche fa è successa una cosa bruttissima. Gente che mangiava il gelato, la fognatura per l'ennesima volta ha perso aliquami dappertutto, gente che si è alzata dal mare, che sta facendo il tuffi bimbi, è uno schifo. Ma quando è che risolviamo questi problemi una volta per sempre? Sono una bellezza di 30 anni che quell'acquedotto non si aggiusta. Il problema di chi è? Chi è? La problema è dove sta? E allora il problema è questo qui. Noi di Acitilop andremo sempre avanti e non ci fermeremo, anche con l'aiuto del nostro Gerardo Bevilacqua. Quindi votate Acitilop che nessuno vi fotte. Va bene. Grazie. Scusate, gli occhiali, perché le luci bianche io non tanto vedo. Sì, grazie. Perché... Gerardo, noi ti inviteremo anche per qualche altra trasmissione, così verrete a dire la vostra. Certo. E Peppe, per quanto riguarda noi, abbiamo modo dopo Ferragosto, ci rivediamo dopo Ferragosto, di risentirci. Buon Ferragosto a tutti, da me e da Gerardo Bevilacqua. Va benissimo. Grazie ancora per questa intervista, grazie ancora per queste denunce, perché queste sono vere e proprie denunce. Gerardo, per concludere, vuoi eventualmente salutare gli amici di Manfredonia che ti seguono, ma anche tutti quelli della provincia di Foggia? Sì, tutta la provincia di Foggia e tutti gli amici di Manfredonia che mi seguono e mi vogliono bene. Sono stato una settimana qua a Manfredonia. Mi rispettavano come un fratello, mi rispettavano e mi volevano bene. Lo vogliono bene tutti. Mi hanno portato dell'acqua, mi hanno portato al bar, alla pizzeria. C'è una settimana che è stato qua a Manfredonia, alle 2, alle 3 mi ritravaccio. A sentire tante cose belle e a sentire pure cose triste di parecchie famiglie che non ce la fanno a vivere. Quindi sei diventato un amico della città di Manfredonia. Sì, Manfredonia. Grazie ancora ad entrambi, a Peppe Sfera, a Gerardo Bevilacqua. Noi ci risentiamo in un'altra e ci rivediamo. E grazie a voi. Ciao. A voi. Bene, per quanto riguarda questa intervista, come del resto è stato detto, abbiamo sviscerato quella che è la problematica. Io sono naturale, così stiamo ancora in diretta. Dovete sedervi. Vabbè, questo fa parte dello spettacolo, il bello della diretta. Va bene, noi vi ringraziamo. E per quanto riguarda i nostri telespettatori, i nostri radioascoltatori,
ci rivediamo in un'altra bella occasione. Sono venuto qua a braccia aperte, hanno sentito il tuo nome. Grazie, grazie. Perché ti conosci. Perché ti conosci da molto. Grazie Gerardo. Siete una persona naturale, siete forte, sane e capacità. Avete una grande capacità. E so pure che siete del popolo come me. Benissimo, benissimo. Grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Tutto bene, ciao ancora a tutti e possiamo ringraziare il nostro regista.